pomeriggio per l'Italia, con le strade deserte, le botteghe chiuse e un cielo grigio, desolato, sullo squallore della città, sulla stecata bicchierella uggiosa prigionita, che sembrano della fine, e un venticello noioso tratto tratto, facendo venire l'acqua sulla via, porta le note monote, avventure, un organino lontano, lo stridio del violino dell'orchestra del caffè, con le risate sforzate di una comitiva che va saltellando tra le pozzanghe, con i piedini ben calzati, illudendosi di attraversare la strada senza fermarsi. Disperduti del mondo, senza case, vagabondi, che dalla vita febbrile della settimana si sfiorano forse 100 volte in gomito, senza riconoscersi, si trovano e si riconoscono in questi desolati pomeriggi domenicali, quando gli altri, liberi dal lavoro imperiale, trattenuti dalla famiglia, o dalle relazioni di amicizia al chiuso della vita sobriamente costituita, sembra che abbandonino il campo e la loro attività giornaliera a quelli che sono fuori dalla norma comune. Disperduti in tutta la verità della loro specie, allora incontrandosi sotto il portico di un teatro, dove sono rimasti a osservare sbadigliando l'annuncio di una nuova opera, sulla soglia di un caffè, che sono rimasti ad aspettare che schioppa, o svoltando il cantone della borsa, un luogo ordinariamente, o nell'atrio della posta, sulla chiosa e attraversata di tratto in tratto dai passi lunghi di coloro che entrano, scrivono, trasmettono e tornano indietro, incontrandosi e andaggi della vita in questi funebri pomeriggi domenicali, ad una semplice occhiata si riconoscono, e un attimo è sufficiente perché si comprenda, si compiaccia, si disprezzino profondamente e passino oltre. Però talvolta non è difficile che due di essi, incontrandosi, si tengano la mano e senza essersi mai veduti prima, una facilità raccapricciante, si svelino la propria vita, soffrano i reciproci tormenti, si amino un momento e poi si allontanino, nauseati, per le debolezze senza vergogna, vicendevolmente, liberarsi. Venga, Signore. Signore, per dovere le dichiaro che la sala è esclusivamente adibita alla scrittura dei telegrammi. Che altro scrivo io? Ma va bene, se è così, e gliel'ho detto per dovere, vedendola rimanere lì. Credo che nessuna legge vieti di meditare anche 2 ore alla scrittura di un telegramma. Quando non c'è gente. Oggi, poi. Domenica. Faccia pure. Non è piacevole.
si insonnolisce e ti penetra nelle ossa un freddolino umidicio poco confortante. Piove da 8 giorni. I telegrammi. La gente ha ben pranzato. Ha schiacciato un ottimo sonnellino. Adesso, verso sera, si spamme per i caffè in galleria, dove suonano le orchestrine al calduccio, o per i teatri, e tutta la borghesia si reca agli spettacoli diurni. Pochi teatri non vanno allo spettacolo la domenica. Quante volte è difficile scrivere un telegramma? Già, è vero. Molte volte è difficile. Anch'io. Che dire, che sarebbe così facile scriverlo, consegnarlo, pagarlo. Fra un'ora sarebbe a destinazione. Fra un'ora? È sufficiente un'ora? Sicuro? Facendo un tempo. Ma come? Ecco, al posto dove c'è indicazioni, scriva urgente. Ci parla di più, ma fra un'ora. Già, fra un'ora. E invece lei non lo si scrive. Non un'ora passa, ma intere giornate. Tutto sta a trovare la maniera. Crede, soltanto questione di maniera. Ma scusi, dico per me. Ognuno sa le sue faccende, però. Va bene anche per me, bisogna trovare la maniera. Scusi, a chi telegra? No, non ti raccomando mica per curiosità. Vedo che lei soffre. Sì, anch'io. Una disgrazia. La preferirei. Meglio la morte, mi creda, che trascinare la catena. Quale catena? Non so, io. Non dico pure, io dico per me. La stessa catena forse trascino io. Ma se per lei la disgrazia è già avvenuta, la morte risolve, signore. Perché mi veda a lutto? E sono vestito a lutto, ma non è morto. È viva! Ah. Ecco, mi proponevo di vivere come se lei fosse morta, invece. Vorrebbe telegrafarle, eh? Punto, lei dovrebbe ridere di me, capisce? Telegrafarle! Quanto mi ha imbrattato di fango. Moglie? Eh già, lei l'ama ancora. Sono disgraziato!
marito? No. Ed ora, dopo due giorni fuggita. Vorrete telegrafarle, eh? Scusami, papà, non posso più aspettare. Devo passare dal teatro e ritornare a casa. Sì, sì, ancora non trovo la forma, la troverò. Verrò a casa qui, eh? Prendi una vettura, tanto che va di rotto. Scommetto che non ricordi il numero. Nemmeno il nome della via, forse. No, ricordo. È Corso Magenta numero 28, te lo scrivo, è meglio. Magenta numero 28. Però ti consiglio ancora una volta di non telegrafare. Non ti conviene. Vedrà, penserà lui a cercarti, ne sono sicura. Sì, se non trovo la forma, dove farò? Vedrò a casa. Ciao cara, scappo via. Ha detto bene la sua amica? Non telegrafi per lei allora. Sì, 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 ma sono un pazzo. Essere così deboli. Se lei non telegrafa, non telegrafa, nemmeno io. Ecco, faccio così, come se il mio neo annunciasse la sua nascita. Carino, da pensiero. Al principio vedrete, non si accadezzeranno, ma poi... ecco fatto. Sto bene, da me. Appena nato vi mando un affettuoso saluto. Sto benissimo. Sto benissimo. Ha sentito? C'è certo felice, ma pronto. Una nascita. A fine di lei? No, era la mia sciacquuta! Ora, nella disgrazia, la mia consolazione. Se ne liberi dunque, la dimentichi. Lei è un uomo. Sì, 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 devo dimenticarla! Quando a casa era un uomo di casa, il lavoro era a casa, mi ha distrutto! Fuggito, la miscia con un miserabile, fuggita! La casa, io ho in casa, quando dovevo abitare. Anche lei è partita. Anche lei è venuta a Milano. Sì, come potevo rimanere? Una piccola cittadina, la mia casa vuota. Ne c'è entrata per Milano. Dimentichi, vedrà, a poco, per il suo decore, per la sua vita. Sì, sì, fa così di certo, ma un'anima che mi aiuti, da soli come si può. Sono un tenere, io, da lavorare non mi manca a Milano. Ma che vede, la calma, la tranquillità. Ma lei potrà ricominciare la sua esistenza. Signora, presso la sua amica, lei? Sono presso di lei, stanze ammobiliate per artisti. Io di casa non ne ho avuta mai. È una buona amica, sa, che ha sofferto tanto, ma si è rilassata. Ora mi aiuta, cerca di tenermi su. Artista, ha detto. Di teatro? Sì, canta al teatro. E lei? Io? Cantavo anch'io. Poi... lui mi ha tolto dalla scena. Sperava di trovare pace, tranquillità. No, né tranquillità né pace. Ero più felice quando cantavo. Coraggio, che cosa posso dirle per confortarla? Che cosa posso fare per lei? Senta, credo che sia stato il destino. Incontrare, le nostre creature sono simili, vuole aiutarmi, vuole dire aiuti, ma come? Lo dimentichi, io dimenticherò con lei, lei è stata calpestata da pari di me, diventiamo amici, meglio di me, nessuno potrà comprendere il suo dolore, meglio di lei, nessuno potrà comprendere il mio, salviamoci. Come?
emozione sono capace. Mi capito, salutiamoci. Vuole. Lo strappi, quel deve trauma. Lasciate che io ve lo avverta in coscienza, poi andate, se volete. Vedete? È bastato che io, un estraneo, picchiassi alla vostra coscienza e siete ricascati. Ma su, signori, non abbiate come stare a pigliare, io non sono né un ispettore di polizia, né un giudice istruttore, né voi stavate per commettere alcun delitto contemplato dalla legge. Soltanto, perché io sono uno sciamanato come voi. Ad ascoltarvi da questo angolo mi danno dottorato, pena, angoscia, nel vedere rispecchiata in voi la mia stessa miseria, ma di più nel vedere cadere a poco nel tranello dell'illusione che io conosco di già, quella di potersi legare ad un altro essere per dimenticare. Pazzie, signori miei, credete a un uomo che è stato per commetterne tutte? Sì, e perché non dirvelo? Quest'uomo le ha pensate tutte, le hanno ridato nel cervello in treno, l'albergo, per vie di città straniere, per boschi, paesi, montagne, dove è andato correndo, fuggendo. Poi ha compreso che la passione era invincibile, che bisognava lasciarla lavorare, piano. Allora, signori, sono vizi. Vengono ancora al telegrafo credendo che telegraferanno. Anch'io ci vengo, sì. Quando mi pare di non poter più sopportare. Ma allora sono come il papà che conduce il ragazzo al caffè perché beva un sorbetto. Lo porto qui al telegrafo io, il mio fanciullo irragionevole. Tanto per contentarlo lo faccio sedere, lo faccio illudere un po'. Poi quando gli è passato, lo riprendo per mano, buonino, e me lo riconduco via. Ma io so da principio che a quella donna non telegraferò più mai. E se il male per conto suo roderà di sotto, roderà con costanza implacabile, assillante. Bene, rota! Le pazzie, prossimo, le pazzie bisogna commetterle. Però, se volete andate qui adesso, se non che domani ve lo avverto perché nausea di voi stessi, prendete la parte di tutto, fingete d'essere il marito di voi, e se domani non vi vergognerete come ladri, potrete illudervi, aiutarvi, vincere la vostra passione per un mese, per due, per tre, più tardi sarà peggio. Vi odierete. Infine uno di voi due ucciderà l'altro. Provate, signore. Vedrete che cosa vi accadrà. Voi credete di poter trattare la vostra anima come si tratta un servo. Ma peggio, credete di poterne fare ciò che volete. Provatemi, signori.
Buonasera, signori. Va bene, giustissimo, quanto ha detto. Non è certo però, signor mio, che tanto lei quanto lei quanto quell'altro. Non commetteremo qualche miseria follia. Buonasera. Buonasera, signora. Nina, vada ad aprire, vedi un po' chi è.
cercare. Ecco, se devo essere sincero, da un pezzo non cerco più niente, perché sono convinto che chi cerca lo sbaglia, non trova. Artista. A servirla. Di chi è? Di Rosa? Di canto? Signore, che cosa desidera, insomma? Ma lei, un'ora fa? Per l'appunto. Al telegrafo. Precisamente, per me. Si accordi. La sua amica è uscita così sconvolta dalla sala da non accorgersi che lasciava qualcosa. Ah, grazie. Molto carina da parte sua questa attenzione. Ma via! Lei comprende che è un pretesto. Se la signora dalla volpe azzurra non avesse dimenticato nulla al telegrafo, io sarei venuto lo stesso. Sa, è molto strano lei. Io? Ma che? Non sono io, quell'altro che mi porta dove vuole. L'accompagno perché non ne posso fare a meno. Ma lo compatisco, mi creda, non si rassegna e cerca, cerca. Io lo so che non troverà nulla, ma che vuole, lo lascio cercare. Senta, signore, lei è stato molto cortese, ma si spieghi. E se cerca qualcosa, me lo dica francamente. Francamente? Non potrei dirglielo. E sa perché? Perché proprio io stesso poco fa in una spugliata. Ho detto che non si deve cercare nulla, che è storico cercare, che è insensato, che è un delitto. Ora, avendo predicato bene, dovrei confessarle apertamente di voler razzolar male. Senta, non credo che lei voglia burlarsi di me. In tal caso l'avverto che non ho tempo da perdere. E non si fu il diavolo, nascondimi, Dio buono. Orbene, sappia che quei due a momenti precipitavano in un abisso. O meglio, per togliersi dall'abisso in cui si trovano, sprofondavano in un precipizio più nero. Si immagini? Rosi, ognuno per conto proprio dalla passione, si univano insieme per aiutarsi a liberarsene. Ma chi? Se non mi ha detto di chi parla? Ma della sua amica, per Bacco, di quell'altro, il signore Annutto. Che era pure a tre. Precisamente. Ma davvero? Oh mio Dio, quella povera donna è impazzita. Non capisce più nulla dalla passione, dal dolore. Io cara signora, pazzie, incredibili pazzie. Grazie tante, caro signore. La ringrazio di avermi avvertita. Sorveglierò meglio la mia amica. Grazie. Eh no, lei vorrebbe che io mi ritrassi. Questa sì che è vera confidenza degli uomini. Rifletta, signora. Mi pare possibile che un uomo perfettamente in sé, che si trova al telegrafo per le sue faccende, si prenda la briga di venire qua da lei ad avvertirla che la sua amica è un altro signore, eccetera, eccetera, così, senza lo scopo, per carità cristiana. Già, infatti, ma che cosa dovrei sospettare? Due cose. Che un tal uomo non sia perfettamente in sé, o che abbia un secondo fine. Veramente lei mi sembra molto strano, glielo ho già detto. E uno fine, secondo? Se lei ha un secondo fine se ne può anche andare, non se ne parli più. E se invece mi dicessi che soffro, che spasmo, che mi tolgo né più né meno come la sua vita e come quell'altro signore a lutto, con il pretesto che gli ho detto sono venuto qua come un mendicante, come uno sciagurato per scongiurare, per supplicare. Signore, fate la carità a questo povero assetato, dategli un po' di passione, dategli un po' di piacere, storditelo con un po' di ebbrezza, perché dimentichi quell'altra, la perfida, l'assassina, l'infernale. Questo povero disgraziato non ne può più, va strappandosi il petto con le unghie, liberatelo, liberatelo, l'uomo, questo scellerato! Ma no, dopo quella spugnata al telegrafo, si direbbe che io l'abbia fatta perché quell'altro, quell'avvoltoio, mi lasciasse libera la preda. Non mi pare? È comica, comica, ridia, ridia! Si sieda, signore. Si calmi. Si calmi. Sicuro sono orribili angosce. Si sa. Non abbia timore. Ho riacquistato subito il mio tono, vede?
Dunque anche lei è stata sotto il torchio. Che bene, perché non sapesse ad accusarmi di essere venuto qua per la sua amica. Ma come? Proprio lei che parla così saggio della sua passione, che dice di non cercare perché sta di non poter trovare... Ma lui, è diamine! Se l'ho detto poco prima che è un terribile gioco, terribile, ma da cui non si può scappare. Si sieda, la prego. In fondo, vede... Se con una carezza che cos'è una carezza per lei? La sua pelle è morbida e delicata, nella snellezza della sua persona si indovina una qualità d'amore eccezionale, tutta lei tende dai piedini nervosi come uno stelo alla fioritura dei capelli che coronano una fronte verde. Perde gli orecchi, perde intorno al collo, sotto lo splendore cerno degli occhi. Cara, cara, ti prego, carezza! Sì, ma basta! Ho compassione, sì! Pietà, se vuole! Ma basta! Non sono né una pudica borghese, né un fiore senza macchia. Forse potrei anche sbracciarmi e concedere per capriccio tutti i tesori che lei dice ad un uomo qualunque, ma che lei mi venga a piangere, mi chieda l'amore, così, su due piedi, per dimenticare le sue sciagure, via, è un po' troppo davvero. Ecco, forse non glielo ho detto io stesso, la sua rida. Lo rido, perché comprendo. Le assicuro che lei non è il primo a trovarsi sotto il torchio. Insomma, ci sono stati un po' tutti. Chi è capace di rannicchiarsi e sopportare finché la stretta cessi. E chi no? Lei no, per esempio. E fa male perché si degrada, si avvilisce da... un triste spettacolo. Disse. Lezione meritatissima. Lei è maestra sapiente. Lei? Vede, mi riconosce. Il signore in grigio del telefono. Scommetto che ella di là, udendo la mia voce, pensava che fosse quella del signore adulto. Infatti non mi aspettavo di trovare lei. Bensì, no. Ma nemmeno. Non menta. Tornatene a riposare, cara. Questo signore ti stordirebbe. Non abbia timore. Sarà buonissimo. Bene. In due minuti sono diventato intimo della loro giornata che la ospita. Stia tranquilla, sono un dato tuo. Lo credo. Ma io devo andare a vestirmi. Io vivo di lavoro. Devo cantare stasera! Va benissimo! Vada, aspetta, vada a vestirsi! L'accompagno io a teatro! Resto io con il signore. Ho qualcosa da domandare, giusto cielo! Non abbia timore, sono perfettamente in me. E va bene. Signore, io ho compreso perfettamente le parole che lei ha detto al telegramma. Non ho più fatto telegramma, né ho dato più ascolto a quell'altro disgraziato. Ma le parole sono parole. E lei, che è tanto saggio, perché non mi dice lei come posso fare io? Io non resisto. L'ho amata. Lo spasimo di tutte le mie vite. Avrei sopportato per lui tutti i sacrifici del mondo. Io cercavo di leggere i suoi pensieri, di capire i suoi desideri, ma la prima bocca ed era già pagata.
così semplice. Prendi con forza. Ho fatto bene, dunque. Benissimo. Io pure vedo sono fuggito. Da tempo. Da un anno. Sì, ma io ora? Come farò io? Io non resisto. Non resisto, sono come una pazza. Mi dica lei come posso fare. Questo è il problema. Diamine, non modo si troverà. La prego, pensi un poco per me, perché io non posso. Dunque, vediamo, lei potrebbe... Ah, lo sapevo, l'avevo indovinato. Dio buffone, figlio miserabile degli impostori. Venga qui, accanto alla mia amica.
cena, va bene? Obbedientissimo. Purché non si parli più di nulla, eh? Io non posso, non sono più d'accordo. Via, su, diventare amici. Lo siete già, vero? Ma sì, mi dia la mano, su. Ma che fai, scherzi, sì, ha ringraziato il cielo. Vado a prendere la pelliccia. Vi prego, signori, siate buoni con me, eh? Buono? Ma devoto? Adorante? Io le domando perdono. Togliere il quarto coperto. No, questo è un errore. Noi aspettiamo una data, la sola che possa entrare qua dentro. Abbiamo dato le nostre istruzioni a uno. Voi e il vostro secondo eviterete che altri entrino dentro, d'accordo? E i tre signori che avete invitato per l'altra tavola? Sono certo che non verranno. È vero? Vi pare che possano venire? Noi sì, siamo due uomini con una donna sola, ma al contrario è difficile che al ristorante vengano due donne con un uomo solo. Del resto cederanno idealmente con noi. Noi soddisferemo i loro conti. Siccome abbiamo tempo da perdere, ciancieremo prima di iniziare la cena, va bene? Come comanda. Signore, io non posso sopportare l'incubo dei tre invitati che non verranno. Ma che maniera della sua, siamo venuti. Ci mette dinanzi gli specchi, togliamo via. Ma Sofia, non siamo bambini, è uno scherzo sciocco il mio. Ridiamoci sopra, figurarsi, le nostre due donne a braccetto con l'uomo della signora venuti per darci il colpo di grazia. Magari, persuadiamoci piuttosto che essi di noi neanche si ricordano più. Quantunque noi li adoriamo, siamo disposti ad infiorare loro la mezza. Anzi! Ma che cosa fai? Oh, divertiamoci, non siamo venuti per divertirci, eh! Mi meraviglio che in un locale di primo ordine come questo non si forniscono ai clienti fiori a manate. Procuratevi subito un mazzo e di vario genere. Spero di trovarli a Milano.
Ma no, non sono per voi, date qua. E portateci subito un antipasto vario e una prima bottiglia di champagne. Come comanda. Va benissimo. Lei, signora, al suo damo, non potrà offrire che, vediamo un po', garofani rossi, lo mettiamo qui al centro, in mezzo alle due donne, qui, il posto gli spetta, e lei, alla sua signora, viole del pensiero, lo mettiamo qui, lei, a quella disgraziata che l'ha reso tanto folle, che lo fa intimorire così orribilmente, che cosa ho, che cosa ho, io? Ecco, risantello, si può essere avanti più compiuti di noi tre, Se i loro signori vogliono ordinare per tutto. E ora vediamo soltanto che nessuno entri qua dentro, come sarà detto. Agli ordini. A caldo, mi tolgo la morte. Se la tolgo, se la tolgo. Vedrà, a poco a poco il caldo aumenterà. Beviamo. Da un'ora, quando avremo bevuto, ci dimenticheremo dei nostri affanni, delle nostre miserie. Da un'ora, quando saremo più riscaldati, quando arriverà la sua amica non ci riconoscerà più, trovandoci giocondi, ridenti, nuotanti in un oceano di beatitudine. Beva, beva, beviamo! Beviamo! Oddio, è lui! Coraggio, coraggio, il soldo sta niente, da tenda, qua dietro!
Cosicché, or signori, vengono in una saletta appartata del ristorante per intrattenersi tra loro due. Beh sì, a volte si è così nervosi che si viene prima del tempo e naturalmente si deve attendere. Adesso vorrebbe farmi credere che la donna debba ancora venire. No! Caro signore, ella è qui! Lei può darsi arie di conoscitura stupefacente. Annusi, vedi abile, in un ristorante come questo, dove ogni donna che entra lascia... L'odore che io dico, signore, non lo riconoscerei qui, ma in una serra. Basta! Una giornata infernale, tutta Milano, fuga! Tragedie, la capisco, signore, ma qui ha sbagliato. Sbagliato! Come si può permettere una vita intera di disturbare senza conoscere i due gentili uomini? Zitto! Just
ad un tratto ella, l'infedele, a chiederle perdono, e non nel pensiero, non darebbe lei il sangue delle sue dita? Sì, 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 è vero, è vero. E invece, da parte mia, al massimo, dica di santo. Meglio morire, finire. È quello che io penso. Avete il coraggio di spezzarla, questa terribile Ma quale coraggio? Per me non ce ne vuole un'uncia. Ha ancora il cuore da mangiarsi lei. Io tanto tempo che l'ho divorato. Ho provato, ho provato. Ma non è ancora maturo. Attenta. Quando le avrà provate tutte, vedrà. Le sembrerà facile. Oh, guardi. Facilissimo. Quando avrà sperimentato che non c'è via di scampo né a dritta né a manca, lei allora chiacchiererà molto. Sentirà un gran bisogno di discorsi. Ascolterà la sua voce come quella di un altro, come quella di un cattivo attore in due scatole. Mi sembrerà che sia il vento ad entrare nel suo petto vuoto e a farle fischiare folate di corbellerie. Quando sarà rivolto pietra pomice, sono mai stato di là, tuttavia spero mi saluti la cara amica di Brenda. Ecco una creatura che mi sarebbe piaciuto rivedere. E dirà lei del mio ricordo. Sbadato, non avrò il tempo di pagare il conto ora. Risolto.